Oggi abbiamo parlato di sostenibilità nel trasporto pubblico, che è un tema molto importante, e abbiamo parlato di quelli che sono i fattori di successo per una conversione, per esempio, degli autobus a batteria e idrogeno. Il primo fattore di successo è il cambiamento culturale. Le aziende del settore è importante che non concepiscono questa operazione come una sostituzione del parco bus o pullman, ma come un vero e proprio cambiamento culturale anche del proprio modello operativo e del modello di business. Faccio sempre l'esempio, per fare capire, di Sasa Bolzano, che mi dice che gli autisti abituati ai motori classici, ai motori endotermici, hanno il piede pesante e consumano il 40% in più di quello che potrebbe consumare un autobus elettrico, e quindi hanno pensato di mettere un sistema di ausilio dell'utilizzo dell'autobus in modo tale da fare capire, da rientrare nei parametri ottimizzanti dei veicoli elettrici. È un esempio per fare capire di come questa transizione richieda una importante conoscenza delle tecnologie e un piano industriale che consenta di ottimizzare quello che tecnicamente si chiama il total cost of ownership, quindi il costo complessivo. Ci sono tecnologie come l'idrogeno che possono servire su tratte più lunghe in salita, dove ci sono percorsi complessi, e altre come le batterie su percorsi più brevi. L'importante è non avere delle posizioni draconiane e considerare anche tecnologie fondamentali di transizione come la combustione a idrogeno o il biometano e il biodiesel. Come Jollify noi siamo una factory di innovazione agita. Perché diciamo agita? Perché abbiamo investito in 50 start-up nel settore tipicamente digitale, e perché lavoriamo in termini di consulenza con quasi tutte le principali corporate italiane. Quindi le cose le facciamo, le tocchiamo con mano.